E buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti! Altro giorno, altro tweet di Elon Musk, altro casino, mai rotto un po' le scatole, diciamocelo. Sono in ritardo anche oggi, è vero, però d'ora in poi l'orario sarà 18:30 e cercherò di essere in orario. Oggi ho sistemato un attimino la pianificazione, alla fine ho perso un attimo la cognizione del tempo e sono riuscito ad arrivare in ritardo, però d'ora in poi lunedì, mercoledì, venerdì 18:30 qua su Twitch sul pezzo. È una via di mezzo, io l'avrei fatto alle 18 per comodità mia, ma so che per voi è più comodo verso le 19 e quindi ho trovato una via di mezzo. Comunque, a parte le chiacchiere, oggi abbiamo a che fare con un Bitcoin che non è più di tanto, insomma, eccitante, perché è sempre lì che lateralizza in quel range benedetto, non si muove né in alto né in basso, infatti vedo bene o male che se ne parla sempre meno, peccato, perché comunque nonostante questo ci sono un sacco di belle notizie. Io sto seguendo nel frattempo anche i fondamentali, ovviamente ci sono belle notizie da Bitcoin che ha iniziato la super conferenza di Miami in questi giorni, ci sono tutti gli ospiti principali, ieri ho visto com'era vestito Charles di Cardano, fantastico, lui è il physique du roll, oserei dire, proprio tipo da Miami. E al di là di tutto ci sono state un po' di notizie da FTX molto interessanti, da Aave, e adesso le vediamo tutte. Poi, che altro dire? Sul grafico ci torniamo dopo come al solito. Mi raccomando, voi con le vostre domande vi voglio sempre belli carichi, anche se Bitcoin è un po' più noioso. Dai, noi non molliamo, perché sono proprio questi i momenti in cui la smart money sta attenta e coglie le opportunità. Alcune altcoin sono veramente in forma, Ethereum in primis. Ho ricominciato anche a condividere con voi i trade intraday. Adesso che c'è un po' più di tranquillità sul mercato, non ho praticamente più operazioni speculative sul daily eccetera, allora ho detto ma sì, giochiamo un po' con l'intraday per continuare il nostro percorso, che vi condivido come sempre su Telegram ogni posizione con il trading journal e quant'altro. In ogni caso, Bitcoin è morto di nuovo. Allora, andiamo a vedere le notizie a tal proposito. Partendo, direi, di Elon Musk non ne parlo, ok? Facciamo così, lo sapete già tutti, ha twittato, ha fatto il suo capriccio, fa la sua scenetta, io credo che ormai stia perdendo totalmente la credibilità. Non lo so, sta diventando, cioè io ho sempre avuto stima per lui e tuttora ho stima per quello che ha fatto, però basta dai, sto circo, basta, anche basta, quindi non ne parliamo più. Partiamo dalla Cina, eccola la Cina, prima notizia. Quindi la storia, vi ricordate, della Cina che banna Bitcoin, poi non lo banna, poi banna i miner, il trading, forse sì, forse no. Apparentemente il governo si è espresso in maniera anche abbastanza chiara dicendo non banniamo il trading di Bitcoin, si può acquistare, si può vendere in libertà a proprio rischio e pericolo, chiaramente. Questo è ciò che ha detto il governo in maniera ufficiale. Non è che simpatizzi per le cripto, con questo non vuol dire che la Cina è crypto friendly, anzi è tutt'altro, è nota la loro antipatia nei confronti delle cripto. Sul mining non si sa ancora bene che posizione prenderanno, non hanno ancora detto nulla, se sapete qualcosa mi raccomando ditelo. E poi il discorso, il focus di quello pseudo ban che era stato compreso, colto come ban totale, in realtà era più concentrato sui Ponzi, sugli scam. La Cina sta prendendo una posizione molto forte contro shitcoin, schemi Ponzi, quelle piattaforme diventa ricco in fretta e cose del genere. Hanno fatto anche, era anche circolato sui social un po' di tempo fa, un ad, una pubblicità sulla televisione loro, dove facevano vedere, c'era un tizio che si loggava su Uniswap, faceva cose, non si capiva una mazza, ma di fatto è stato spiegato che è una campagna contro gli scam, che dice attenzione, possono uscire dei token dal nulla, token senza valore, quindi non stare a comprare tutto ciò che
appare dal nulla, ok? Perché 9 su 10 è uno scam. E lo stesso, un ban reale invece lo vogliono fare nei confronti di quelle piattaforme che utilizzano una promozione molto aggressiva con toni del tipo non perdere il treno, arricchisciti subito, entra in Bitcoin, ecco, quelle cose, no, che poi invogliano il retail a fare operazioni sconsiderate, e io su quello sono d'accordo. E quindi adesso vediamo la posizione sul mining, ma nel frattempo l'allarme ban sulla compravendita è rientrato. A proposito di ban, mi è venuto in mente ora, anche se non l'ho messa all'interno delle notizie, è stato revocato, cioè verrà revocato anche il ban da parte di Google per la possibilità di fare pubblicità appunto su Google degli exchange e wallet di cripto. Potranno fare pubblicità quelle aziende che hanno le licenze dovute, chiaramente, cioè exchange regolamentati, che hanno le dovute, insomma, le carte in regola in America. E quindi questo è un primo passo verso lo sblocco, che finora, se scrivevi Bitcoin, cripto o certe keyword, Google ti segava completamente l'ad. Poi procediamo con Aave, questo tweet che ho letto ieri di Stani di Aave, che è un dev di Aave, che ha detto che gli NFT diventeranno collaterali, cioè saranno accettati come collaterali. Dovrebbero usare una piattaforma che permette di fare una sorta di stima di valore degli NFT, di dare un valore agli NFT, perché ovviamente se io vado a dare collaterale come collaterale un NFT, uno dice ok, ma allora quanto credito puoi ottenere? Perché è un po' come quando depositi Ethereum e chiedi, no, il credito in stablecoin. Però l'NFT quanto vale? Ovviamente non tutti gli NFT, saranno soltanto, immagino, quelli più liquidi, quelli principalmente quotati come i CryptoPunk e simili, e con appunto l'integrazione con una piattaforma di pricing che di fatto va a dare un controvalore. Ovviamente sarà sempre, presumo, un prestito molto sovracollateralizzato, forse anche più di quelli con Ethereum e le altre cripto, ma pensate cosa può voler dire. Io ho un CryptoPunk, lo vado a collateralizzare, vado a prendere in prestito degli USDC e quegli USDC li vado a mettere in lending in un'altra piattaforma. Figata, metto a rendita in qualche modo gli NFT. È un bel passo, ci voleva questo, e chi meglio di Aave può fare il primo passo, che è la piattaforma di lending numero uno nel panorama cripto? Ottima giocata Aave. Poi procediamo con FTX, super protagonista di questo periodo, perché al di là dell'aver lanciato anche lui la sua piattaforma di NFT, non so se avete visto, tra l'altro mi ha fatto molto ridere perché l'avevo anche scritto su Twitter, la prima vendita di NFT proprio su FTX è, aspettate che ve lo vado, eccolo qua, che chi lo vince un pranzo con Sam di FTX. Infatti ho scritto: ragazze, state calme, non spingete, capisco che è il vostro sogno, però lasciatelo anche a qualcun altro. No, scherzi a parte, FTX si è lanciato nel mondo degli NFT e poi si è lanciato pure nel mondo degli eSports. Questa è grossa come cosa, ragazzi, è enorme. Hanno speso 210 milioni, cioè sti qua veramente stanno facendo cose pazzesche, per andare a sponsorizzare il team di eSports più grande d'America, che si chiama TSM. Io non lo conoscevo, non seguo molto il mondo degli eSports, però l'hanno ribrandizzato. Guardate, se voi andate a cercare TSM adesso, TSM FTX si chiama, ci hanno messo il loro brand all'interno e eccolo qua, il nostro figaccione preferito, come vedete è stato fatto un rebranding. È una cosa grossa, perché io penso che entrare nel mercato degli eSports, insomma, per un exchange, loro sono già entrati nel mondo dello sport quando hanno rinominato, vi ricordate, l'arena di Miami, FTX Arena. Adesso anche negli sports, secondo me, vogliono andare a fare qualcosa di veramente grosso che colleghi questi due mondi al mondo delle cripto e sicuramente all'exchange FTX. Io sono sempre un fiero detentore del token FTT, non lo mollo neanche se me lo vengono a strappare di dosso. Poi
Altra notizia molto positiva, a Singapore, che è uno degli stati più all'avanguardia nel mondo finanziario, soprattutto nella finanza innovativa, hanno già un framework di regolamentazione per le aziende che vogliono trattare cripto. Il framework di regolamentazione si chiama Payment Services Act e sostanzialmente dà una licenza a operare in cripto, che può essere trading, scambio, gestione di asset, pagamenti e tutta questa galassia, a chi appunto ne fa richiesta e soddisfa certi requisiti. La cosa bella è che più di 300 grosse aziende hanno fatto richiesta di questa licenza, tra cui Alibaba e Google. Piccole aziende, è così, dei nomi da poco. Sono tutti interessati perché appunto questo framework è primo nella sua categoria, non lo danno ovviamente così con niente, c'è una due diligence importante e insomma è un passo avanti, sono curioso di vedere se avrà conseguenze e se sì quali. Poi, questa è una notizia minore, ve lo volevo condividere perché abbiamo parlato recentemente di Polygon Matic e di come spostare le cripto da una chain all'altra. OKCoin, che è un exchange che io non conoscevo neanche, pensavo fosse avesse a che fare con OKX, in realtà non c'entra una mazza, perché OKCoin è un exchange regolamentato negli Stati Uniti, uno dei pochi, e ha integrato la blockchain Polygon all'interno, cioè al suo interno, quindi in sostanza si può depositare e prelevare asset sulla blockchain Polygon. Questo vuol dire che potete depositare da BSC, prelevare su Polygon, potete depositare da Ethereum e prelevare su Polygon senza stare a pagare troppe fee, soprattutto da BSC a Polygon, altrimenti ci sarebbe da fare BSC Ethereum, Ethereum Polygon. È vero che adesso le fee su Ethereum stanno andando diminuendo, in questo periodo si scaricano, però vabbè, c'è questa possibilità. I prelievi da Polygon costano pochissimo. L'altra soluzione che vi avevo proposto era Shendex, ma so che ha aumentato sensibilmente le fee, mi pare da 0,20 USDC a forse 2 USDC, per 10, così ci marciano un po' sopra. Poi, ultima cosa, sempre a proposito di Polygon, abbiamo la prima IDO su Polygon, quindi una vendita di token su Polygon, meme.com. Allora, io non mi pronuncio sul progetto perché non riesco a capire in che punto si pone nello spettro legit shitcoin, ok? Secondo me punta di più verso lo shitcoin perché, in sostanza, se non ho capito male, l'obiettivo di questo progetto è, non lo so, creare delle meme coin basate sull'attività social intorno a un certo meme. Poi ci sono dentro gli NFT collezionabili, non lo so, mi sembra un po' una cozzaglia di buzzwords vista così, non riesco a capire il senso che c'è dietro, cioè se c'è un senso oppure no. Verrà lanciato su Polygon tramite Polka Starter, che si è integrato anche con la blockchain Polygon. A proposito di Starter, scusate, lo metto tutto insieme, faccio un po' di salti, di voli pindarici da un tema all'altro. Oggi qualcuno di voi mi ha chiesto di Sol Starter, fate attenzione perché è stata fatta, c'era la vendita del token, ma era necessario entrare in whitelist per poter partecipare. La whitelist è già chiusa, quindi è tardi per entrarci, e quindi fate attenzione perché se cercate Sol Starter su Google, vi faccio vedere cosa succede. Il primo che vedete qua in alto è un fake, solstarter.news, invece è .org quello corretto, quindi non fatevi ingabbolare da questi scam che cercano di vendervi un token che non è quello originale, quindi non vale niente. Mi raccomando, la whitelist è chiusa, dovrete aspettare il listing su FTX, che sicuramente sarà il primo a listarlo, perché il buon vecchio Alameda non può mai mancare nei progetti su Solana. Bene, questo è quanto. Allora, questa era la mia posizione intraday che vi ho condiviso oggi, ma magari ne parliamo dopo, perché adesso direi che è un po' il vostro turno. Cosa ne dite? Allora, partiamo come al solito dall'alto e vediamo che cosa avete da domandare. È bello vedere come anche in un periodo dove Bitcoin è un po' fiacco, non si muove più di tanto, siete sì meno del solito, però ci siete, vi vedo belli carichi, bravi, vi meritate. Ricordatevi che per meritarsi il pump, e voi ve lo
lo meritate, bisogna anche stare sul pezzo durante i ritracciamenti e i ribassi. Detto questo, partiamo con le domande. Allora, ciao Luca, complimenti per i contenuti che porti. La mia domanda è: quando fai il ribilanciamento mensile, ribilanci in fiat o solo il portafoglio cripto? E secondo te ha senso non ribilanciare una parte dei propri bitcoin in vista dell'informazione? Dell'inflazione, forse volevi dire? No, comunque il ribilanciamento lo faccio su tutti gli asset e vado a ridistribuire il portafoglio, cioè da uno stadio iniziale allo stadio previsto, attraverso il minor numero di operazioni possibili. Quello è un po' l'obiettivo. Quindi se hanno pompato le cripto, vado a vendere un po' di cripto per stocks, commodities e liquidità. Se hanno dumpato le cripto, vado a vendere un po' di liquidità, stocks e commodities per cripto. Ovviamente magari le commodities, per dire, hanno pompato un po', le stocks hanno e così via, e quindi magari hanno mantenuto una certa proporzione. Non è che sto a ribilanciare al millesimo, ok? Vado a fare meno operazioni possibile per cercare di avvicinarmi con una tolleranza, ok, di un punto percentuale, qualcosina in più, al mio portafoglio obiettivo, compresa sì la liquidità in fiat e in stablecoin. Poi saluta Domenico, che è un tuo estimatore. Ma ciao Domenico, grandissimo. Ciao Luca, scillaci un po' di shitcoin, dai. Sapete che io detesto le shitcoin, io sono in guerra contro le shitcoin. Tra l'altro anche adesso in bear market continuano a bombardarmi via mail di promuovere delle shitcoin. Non promuovo le vostre shitcoin, smettetela di scrivermi, mi rifiuto. Poi, allora, ciao Luke, ma tu lo short lo vai ad aprire sui future a scadenza? Se sì, come fai con la ricerca dell'entry se di solito il prezzo del future è diverso da quello spot? Grazie. Allora, io sinceramente ti direi sì, assolutamente, sul future a scadenza, perché altrimenti diventa un delirio con il perpetual. Tenere aperta una copertura a lungo col perpetual che ti butta giù un funding ogni 8 ore o ogni ora su FTX diventa un delirio. Bisogna fare attenzione al momento in cui si apre lo short di copertura, perché ad esempio qualche giorno fa, vediamo se anche adesso è così, se io cerco BTC, allora lo spot è a 36.800, no, ok, il future a scadenza è in contango, è sopra. Su alcune coin, secondo me era su BNB, eccolo, guarda, anche adesso su BNB c'è una leggera backwardation, quindi il future a scadenza vale meno dello spot, e a questo bisogna fare attenzione, perché se si va ad aprire uno short di copertura su un future a scadenza che vale meno dello spot, è come se si andasse già a realizzare una piccola perdita, ok? Bisogna fare attenzione, perché il sentiment influisce parecchio su quello che è il pricing del future a scadenza e soprattutto sullo spread tra future e spot. Ti faccio un esempio: se tu vai ad aprire uno short di copertura in un momento in cui c'è molta depressione sul mercato, tendenzialmente tu vedrai il future sottovalutato rispetto allo spot. Se poi il sentiment cambia improvvisamente e diventa bullish, si va ad alzare lo spread e ti fa realizzare una perdita ulteriore, perché il future a scadenza si apprezza più dello spot. Quindi bisogna conoscere queste dinamiche e metterle in conto. Il momento ideale per aprire uno short di copertura su un future a scadenza lontana sono i momenti di euforia con i primi segni di inversione. Quello è l'ideale, ed è anche l'ideale per fare un'operatività cash and carry, per chi la volesse fare, rimanendo neutrale al mercato, spot più short di pari valore, e si guadagna dallo spread. Altrimenti conviene orientarsi sul future a scadenza più breve, che subisce meno quell'effetto elastico dato dalla variazione del sentiment, però poi c'è da, quando scade il future, da riaprire la posizione sul future seguente e così via. E per il discorso del prezzo, io guardo il prezzo spot e basta, quindi l'entry sul future lo vado a mettere manualmente nel momento in cui si verifica una certa situazione sullo spot. Poi
Allora, anche oggi una gioia, domani, dai, prima o poi ritorneremo bullish, abbiate pazienza, godiamoci questo bear market, qualsiasi sia la sua durata, godiamocelo tutto, perché se non ci fossero i bear market, io lo dico sempre, cioè sarebbe peggio, sarebbe molto molto peggio, cioè i bear market spazzano via le shitcoin, spazzano via tutta quella spazzatura, tutti i buyer dell'ultimo secondo e quindi fanno veramente un gran bene. Tra l'altro c'era anche un altro grafico che vi volevo condividere, ma non posso perché, vabbè, adesso ho condiviso solo il browser, che faceva vedere come si sta spostando la supply dai short term holders ai long term holders, perché chi è arrivato all'ultimo momento, no, solo per speculare, vende in preda un po' al panico del ribasso. E chi è che in tasca? Smart money in tasca, chi vuole investire sul lungo periodo, perché non devo essere io a spiegarvelo che qua i guadagni maggiori si fanno sul lungo periodo. Ho fatto anche il video da Permabull recentemente apposta su questo, ma è vero, cioè i guadagni più grossi si fanno holdando a lungo. Speculando sul breve si può giocare, ci si può divertire, ma i veri guadagni, se li si fa holdando. Questo lo dice la storia, lo dicono i dati. Poi, allora, stragasato a prescindere, abbiamo bisogno di positività in fondo. Un favore, potresti vedere il progetto JetSwap e JetFuel? Allora, non li conosco, però me li vado ad approfondire. Facciamo così, e sulla positività sono d'accordissimo. Ora sì che ti riconosco, questi 15 minuti di ritardo ci riporteranno bullish, grande. Allora, ciao Luke, volevo chiederti qualche informazione in più su Ethereum, siccome è un po' che non ne parli, avresti qualche news riguardo gli aggiornamenti? Allora, di news, di novità non ce ne sono, cioè sono sempre quelle, le cose in ballo, abbiamo in ballo London, che sarà tra un mesetto circa, credo che non ci siano stati ritardi, poi ci sarà il merge all'inizio dell'anno prossimo circa e basta, quelle sono le due grandi milestones di Ethereum. Nel frattempo c'è Arbitrum che è andato live e ragazzi, Arbitrum è veramente un altro game changer per Ethereum, se ne è parlato poco, ma è tanta roba, è un altro layer 2 su cui si integreranno tante piattaforme DeFi, tra cui Uniswap. Scaricheranno ancora di più Ethereum, cioè Ethereum è quello che sta facendo più cose, più numeri. Poi, TFuel e Theta, andiamoli a vedere. TFuel e Theta, che io non li ho seguiti tanto, però wow, stanno facendo dei numeri incredibili. Allora, guardate che roba. Noi, non mi ricordo quando l'avevamo detto, però avevamo identificato quest'area come un possibile entry perché si stava creando una sorta di bull flag. E di fatto un paio di settimane fa, durante lo scossone, ha pescato liquidità proprio da lì. Questo era un bel setup, un gran bel setup, con entry e stop loss qua sotto, me lo ricordo. Non mi ricordo quando ne avevamo parlato, ma mi ricordo che ne avevamo parlato. Poi adesso sta sfidando i massimi, quindi vabbè, ovviamente non è un entry level quello di adesso, tac. Perché siamo proprio lì, che stiamo cozzando contro questo pool di offerta, tracciato tra il massimo e il top della shadow, e quindi c'è un po' da vedere, che cosa succede, ecco, c'è un po' da vedere come abbiamo intenzione di muoverci, se storniamo un po' e poi via che si va, però per il momento la situazione è questa, quindi si è creato, volendo un altro supporto da queste parti, perché vedete che abbiamo un po' di chiusure di candele qua su. L'abbiamo anche retestato già oggi e quindi insomma vediamo, sono curioso, secondo me è capace di avere la forza per spingere. TFuel ovviamente segue, ok? Segue alla grande, anzi in questo caso l'ha pure anticipato perché ha fatto dei nuovi massimi prima di Theta. Se ne parla poco tra l'altro, se ne parla poco e non saprei neanche il perché, in effetti anch'io non l'ho mai approfondito più di tanto, l'avevo visto come piattaforma alternativa sulla quale streamare, perché qualcuno me l'ha suggerita e probabilmente se avessi iniziato a usarla sarei molto più ricco, ma non l'ho fatto. Comunque, in uptrend bello forte, c'è un entry tra queste due aree, 880.000.
però ovviamente ci vuole un ritracciamento un pelo più marcato, altrimenti si può puntare sull'area tra i 1045 e i 1000, che è invece l'entry un po' più ravvicinato, più speculativo, che si rifà alla candela di oggi e al vecchio top. Molto bene queste due coin. Poi buonasera amici cripto investitori, cosa ne pensiamo di XRP? Allora, cosa sta facendo? Vediamolo. Il grafico, oddio, non è vero, non è bello il grafico, perché c'è questa punta qui e al momento è all'interno di questo range e bisogna un po' vedere da che parte lo romperà. Non lo so, io non sono un grande fan di Ripple, quello lo dovreste sapere. Questo doppio top non è affatto bello, ok? E quindi occhio a quest'area in basso, perché se la perdiamo non benissimo, va bene? Altrimenti se andiamo a rompere invece qua, sopra i 4000 però, perché vedete che qua c'è un po' di offerta che va superata, allora lì si spinge. Però è ancora presto. Poi, allora, dove sono finito? 15 minuti accademici, mandiamo Elon su Marte e togliamocelo dai cosiddetti, sono d'accordo. Buonasera a tutti, come stai? Ma bene, oggi palestra dopo la live ed è per quello che ho anticipato. Poi, dunque, facciamo un sondaggio, sarà in ritardo sempre, a volte oppure mai, ma adesso smetterò di essere in ritardo. Allora, la nuova strategia è comprare quando Elon twitta. Ma oggi era più da vendere che da comprare. Vabbè. E dunque, voglio chiederti un'informazione sul post che hai scritto sulla nuova coincidenza ATA. Hai scritto che la farmi per damparla, ma cosa intendi precisamente? Allora, facciamo un passo alla volta. Binance, andiamo su Binance e andiamo a vedere cosa succede. Allora, c'è il nuovo launch pool che si chiama ATA Automata, questo qua, che non credo che abbia niente a che fare con Near Automata, che nerd schifoso che sono. Comunque, ok, allora, il launch pool funziona in questo modo. Voi andate a depositare i BNB o i BUSD su, e in questo caso anche i DOT, credo che abbia a che fare qualcosa anche con Polkadot. Io non l'ho particolarmente approfondito il progetto, per farvi capire. Io lo farmo fine a se stesso. E lui vi dà in cambio dei token ATA, esattamente come se fosse, non lo so, come quando si va a farmare su PancakeSwap i cake. Voi date la liquidità e lui vi ridà giornalmente, cioè anzi quasi in tempo reale, la reward. Lo stesso lo fa il launch pool di Binance, che periodicamente butta fuori dei nuovi progetti, dei nuovi token, che vi premia appunto con la liquidità in base alla liquidità che voi andate a depositare. Quindi c'è un pool fatto da tutti coloro che depositano BNB, BUSD e DOT, e della vostra quota in base al totale, a quanto ne depositate voi, vi fa ottenere una ricompensa proporzionale, chiaramente in token ATA. Io ho detto che li dampo al giorno 1 perché solitamente, a parte che non voglio investire in ATA perché io non investo nelle cripto nuove, ok, nelle ICO, nelle IEO, IDO, IFO, tutte ste robe qua, sinceramente lo sapete, io sono uno di quelli noiosi a rischio contenuto che non punta su queste nuove coin, ok? Io per investire voglio storico di prezzi, storico di risultati e quant'altro, e quindi io le dampo il giorno 1 perché di solito faccio un TWAP in vendita, faccio una vendita suddivisa nel giro di un giorno di 5 o 6 vendite ogni ora, una roba del genere, per andare a fare per mediare un po' durante le oscillazioni del primo giorno e comunque vendere subito. Proprio perché all'inizio di solito c'è un po' di pump, di solito, e poi magari adesso che siamo in bear market, dump alla grande. E il listing sarà il giorno 7 prossimo, ok? Alle 6 più 1, 7 del mattino. E basta, io, cioè non è che alle 7.01 voglio essere lì a dampare, non mi interessa il timing preciso, mi interessa non holdarlo per settimane, perché di solito l'andamento all'inizio è ribassista, di solito, poi non prendetemi alla lettera, ok, questa è la mia visione, la mia operatività,
Poi è farmabile anche dopo al listing. Da lì in poi io mi faccio la domanda: conviene rimanere, visto che si potrà calcolare l'APY dato che ATA avrà un prezzo? Conviene oppure no? Se conviene, rimango. Se non conviene, vado altrove con i miei preziosi BNB, perché io uso i BNB. Quindi questa è la risposta alla tua domanda. E ora torno da voi. Per quanto tempo vedi ancora Bitcoin come coin numero uno? Molto molto tempo, se devo essere sincero. Non credo che cambierà questa situazione. Non so neanche se cambierà mai, ma di certo non lo farà sul breve. Esiste un video sul farming, ne ho fatti tanti di video sul farming, ti consiglio come entry level, vabbè, a parte tutti quelli sulla DeFi che ho fatto, ma poi anche se vuoi vedere step by step come farmare, ne ho fatto uno su PancakeSwap, tu cerca Binance Smart Chain e lo trovi esattamente lì, faccio proprio un passo alla volta con voi. Dare liquidità, togliere liquidità, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, dunque, adesso vi ho perso di nuovo. Hai notato che il grafico Ethereum BNB e Cake su BTC giornaliero e settimanale sono molto simili o è solo immaginazione? Cioè sono simili tra loro, intendi? O il giornaliero e il settimanale sono simili? Beh, penso sono simili tra loro. Andiamo a vedere Cake. Cake, non male questo recupero, tac, guarda, vi ricordate cosa abbiamo detto nell'ultima live? C'era questo 4880, break retest, e oggi ha fatto il break retest proprio, va che roba, che precisione chirurgica, target 6000. E invece BNB, ah è vero, è simile, break retest pure lui, retest sfiorato, guardate qua proprio il pool di domanda, non ci è arrivato ma l'ha sfiorato, però è molto simile, ma perché secondo me questo è il mask effect, no, che ha dampato un pelino tutto quanto. Guardate tra l'altro la capitalizzazione totale, interessante, perché a parte che è meno tragica del grafico di Bitcoin, se ci fate caso, sia abbiamo violato questa uptrend line, quello sì, però tutto sommato siamo sempre sostenuti qua da questo supporto a 1.4 trillions. E quindi, tra l'altro qua c'è una specie anche di triangolo rialzista, sì, mi piace vedere pattern bullish dappertutto anche dove non ci sono, però scherzi a parte, se noi riconquistiamo quest'area, cioè non siamo neanche più così lontani dal top, cioè non siamo più in momentum rialzista inteso come questo trend, però non è neanche catastrofica come situazione, va bene? Quindi questo è per avere una visione di insieme, alt comprese, perché le alt tutto sommato, cioè non si stanno, le copie alt BTC intendo, perché contro il dollaro ovviamente è tutto in contrazione a causa di Bitcoin, ma le alt contro BTC non stanno performando male, anzi stanno tenendo botta. Io stesso sono uscito da Ethereum pensando di chissà quale disastro, oddio, adesso se Bitcoin dumpa ancora probabilmente abbiamo un'altra fase di prosciugamento delle alt, però io mi aspettavo di peggio sinceramente. Allora, ciao Luca, ti seguo da mesi e ho imparato tantissimo, mi fa piacere, credimi. Domandozza, o meglio, avendo fiducia nel progetto CRO e condividendo una carta con tre famiglie, urca, pensi che convenga la carta crypto da 35k? Avendo già la disponibilità, comunque, meglio pack o all-in e intorno a che entry? Allora, questa è una domanda che secondo me pone in secondo piano il discorso. Tu però hai detto che hai fiducia in CRO. Allora, pone in secondo piano il discorso della carta, perché, come abbiamo visto nella simulazione, per rientrare delle spese ci vuole tanto tempo. Sono 35.000 euro, è una cifra importante. La domanda da farti è: vuoi investire una cifra del genere in CRO? E purtroppo hai tirato fuori un altro punto bollente, il fatto che dovresti fare all-in, perché se no devi aspettare, non è che puoi fare il pack e dire bene, faccio un pack di 3 anni e tra 3 anni prendo la carta, purtroppo no. Quindi considera che è vero, tu ottieni la tua carta e hai dei cashback di tutto rispetto, e quindi è come se facessi una sorta di pack in CRO, e tu potresti addirittura venderli di volta in volta per andare a uscire un po' alla, cioè è un pack strano, però alla fine
ti va ad ammortizzare un po' la volatilità di quei 35k che hai vincolato. Potresti addirittura utilizzare, cioè so che ci sono persone che lo fanno, utilizzare quello che ti esce con i cashback per shortare CRO e andare a coprire. Valuta tu, perché la domanda da farti è: io sono disposto a investire one shot una cifra del genere in CRO? Accantona la carta e fatti questa domanda. Se la risposta è sì, allora probabilmente fa per te, anche perché comunque tre famiglie, spese importanti, e di conseguenza si parla anche di un rientro nelle spese un terzo rispetto, cioè tre volte più veloce rispetto alla simulazione che abbiamo fatto. Però mi raccomando, sono 35.000 euro in CRO, mi raccomando, almeno per 6 mesi. Pensa a quello, focalizzati su quello, è una cifra importante. Ciao Luca, complimenti, sei un grande, fai un lavoro straordinario, grazie di cuore, davvero. Potresti guardare il grafico di VET giornaliero, settimanale e mensile, ma come, no, come farei a non guardarlo dopo questi bei complimenti? Allora, VET, partiamo dal mensile, facciamo un'analisi top down. Allora, il mensile è uno spettacolo, VET BTC, perché di fatto siamo sopra i massimi direzionalità rialzista. La candela mensile del mese scorso è veramente una barzelletta, dai, ma che cos'è sta cosa? Guardate che range ha, il 67% in una candela, incredibile, è veramente incredibile. Ha fatto un retest, vedete qua, in questa zona di supporto. Comunque, scherzi a parte, candelona di arresto questa sicuramente, però l'impostazione è bullish, bullish barra candela di arresto, quindi possibile esaurimento, cioè non mi aspetto un altro giga pump, ma aspetto un po' di assestamento. Settimanale. Settimanale mostra anche qua il suo super retest che ha fatto, ok, stessa cosa del mensile, ha recuperato, bella questi, 340 per il momento, sembra averli recuperati, è in fase di storno, ok, quindi vediamo fin dove arriva. Per il momento il settimanale è lower highs, lower lows, bearish. Giornaliero, allora, la bull flag di nuovo si fa vedere, quindi lower highs, lower lows, ma la tendenza si è invertita poco fa. Dopo il dump, il mega dump che ci ha scossi tutti quanti, siamo ritornati a fare higher highs, higher lows, e al momento stiamo sfidando i 380, che potrebbero veramente essere quello che fa la differenza. Quindi, se andiamo a chiudere da queste parti, ci sta il nostro solito entry sul retest, volendo, ci potrebbe stare. Nel complesso, VET è un grafico ben messo, a mio personale parere, considerando tutto quello che abbiamo detto finora. Poi, bravi, 940, dai, fatemi rivedere i 1000, dai, dimostratemi che non siamo più di 1000 anche solo durante le bull run, pazzesco. Che bello vedere Doge e Shiba patire più di tutte le altre coin, ma cioè era veramente destino, cioè come si faceva a pensare di volerle holdare quelle? C'era gente che diceva le holdo, come fai a holdare Dogecoin dopo che ha fatto 100 per dei tweet di Elon Musk? Assurdo. E Shiba, ne vogliamo parlare? Holdare Shiba, cioè vabbè, non mi pronuncio più, ormai non è più necessario. Allora, Liu, puoi dirci qualcosa sugli NFT su Binance? Hai qualche info? Allora, se non erro, hanno iniziato la loro campagna promozionale dicendo che si può ottenere il primo NFT gratuito se ci si registra, se non erro, una roba simile a crypto.com, per capirci, però non c'è niente di fatto, però è una cosa di questo tipo, mi pare. Ma ci sono delle fee quando si spostano take profit e stop loss? Quando si aprono posizioni nei future? No, le fee, attenzione, le fee non ci sono quando metto e tolgo ordini, ma solo quando gli ordini vengono eseguiti. Quindi se faccio ordini a mercato, sì. Se invece metto dei limit order e poi li tolgo, no. Se metto un limit order e il prezzo ci arriva e mi viene eseguito, chiaramente pago le fee. Ma io posso anche mettere e togliere 8.000 volte un limit order a un prezzo che non viene mai raggiunto e non ci sono fee, mi raccomando.
Ciao Luca, ma sulle CeFi ha senso puntare ai rendimenti sulle stablecoin ancorate al dollaro se poi questo perde di parecchio rispetto all'euro nel corso dell'anno? Questa è la solita domanda su anche chi investe nell'azionario americano, se andare a prendere posizioni sulle hedged o non hedged contro il tasso di cambio. La risposta è: hai ragione, cioè se il dollaro perde di valore, tu se hai stablecoin sei esposto al dollaro, altrimenti ci sono quelle con l'euro. C'è Nexo su Curve, che se però è DeFi mi pare che ci siano le stablecoin sull'euro, qualcosa c'è insomma. E di altre, dunque, con l'euro mi pare che ci siano quelle che però non mi piacciono un granché, tipo Uodler, che non mi convince del tutto. Ciao Luke, vorrei dedicare una piccola percentuale di Ethereum che holdo all'operatività DeFi. Che piattaforme mi consigli di provare? Guarda, al momento secondo me Polygon è quella che offre i migliori compromessi tra sicurezza, semplicità d'uso e rendimenti. QuickSwap e SushiSwap in particolare, parere mio personale. Altrimenti, vabbè, su Ethereum ci sono le solite, tra cui anche Yearn, che è forse quella più comoda da utilizzare, e se no su BSC. Sì, mi pare che su Ethereum non ci sia più niente di particolarmente interessante, perché il pool su Pancake non c'è più, dovrebbe esserci, fammi controllare se c'è ancora Pancake Bunny con Ethereum, forse attraverso, aspetta, BSC pool, eccolo qua, nave, non rende niente, non, purtroppo le migliori al momento sono su Matic, è tutto migrato un po' su Matic Polygon al momento. Poi, allora, ciao Luca, spero che questa volta mi leggi, eccoci, sono Luigi e sono nuovo della community, bravo Luigi, benvenuto ed è un piacere averti qua anche dopo il dump. Ti faccio i miei complimenti per quello che fai, grazie. Posso chiederti di dare uno sguardo alle land? Che progetto c'è dietro? Allora, le land, se intendi quelle di The Sandbox, io sono un fiero detentore di land che non le ha mai vendute e non ha intenzione di venderle. Sai indicare un sito dove si possono vedere i progetti delle cripto? Allora, vabbè, lì ce n'è veramente di ogni tipo. Cioè, c'è CoinMarketCap, CoinGecko, c'è per i fondamentali, ce ne sono altri. È una domanda forse un po' troppo generica. Ti rispondo invece a quella più precisa sulle land. Le land, se sono quelle che ho inteso io, c'è dietro The Sandbox, che è un progetto che a me piace tantissimo, che riguarda metaverso, gaming, NFT, di tutto e di più, e secondo me potrebbe davvero fare grandi cose, grandi numeri, ha i numeri giusti per farle. Io per questo motivo sono un fiero detentore di land che non ho mai venduto e non ho intenzione di vendere. Le land sono degli NFT acquistabili e vendibili su OpenSea. E basta, questo è quanto. Il token Sand invece mi piace un po' meno, perché poi è troppo speculativo, le land meno a mio parere, quindi io preferisco le land. Matic va holdato o venduto al prossimo rialzo? Dipende da te, dipende se vuoi la speculazione oppure se vuoi l'investimento. Se vuoi l'investimento dedicaci una parte del tuo portafoglio studiandotela, se vuoi la speculazione ti prendi il tuo grafico, fai setup, entri, esci al modo giusto e così via. Ciao Luke, come va? Tutto bene, grazie. Ti volevo chiedere se sai spiegarmi da cosa dipendono le APY di piattaforme come PancakeSwap, Venus, eccetera. Anche queste risentono di bear market, bull market o sono più legati a volumi, market cap o altro? Grazie mille. Bella domanda, ci sta tutta. E sarà utile anche a voi altri. Allora, le APY delle piattaforme DeFi dipendono da due cose. Una sono i volumi movimentati rispetto alla liquidità messa sui pool. Vi faccio un esempio. Prendiamo un pool di PancakeSwap, ok? BNB BUSD, esempio classico. All'interno c'è un tot di liquidità, supponiamo 100 milioni, e dall'altra parte ci sono i trader che scambiano BNB per BUSD. Loro pagano una fee, quindi più volumi di scambio ci sono su quel pool e meno liquidità c'è, e più tu da liquidity provider intaschi. Aumentano i volumi, a parità di liquidità intaschi di più, aumentano i volumi, diminuisce la liquidità, intaschi ancora di più, e poi viceversa. La seconda parte, che è quella che poi pesa di fatto di più, a parte su Solana, che è l'unica dove
pesano, non dico uguali, ma in alcuni casi sì, le fee e il liquidity mining. Questo è l'altro. Il liquidity mining è un programma creato dalle piattaforme DeFi stesse per andare a incentivare le persone a dare liquidità su di esse. Quindi io, PancakeSwap, ti dico: tu dai liquidità ai miei pool, io ti regalo anche dei cake. E quello di solito è quello che pesa di più, ok? Quindi anche quello dipende da quanta liquidità c'è, perché maggiore è la liquidità, i cake sono sempre quelli, vengono distribuiti di più. Però dipende molto anche dalla fase di mercato, perché se cake dumpa, chiaramente l'APY si riduce, perché è pagato in cake, il numero di cake è fisso e al calare del valore di cake cala l'APY, aumenta il valore di cake e aumenta l'APY. Quindi questa è la tua risposta. Poi, quando Elon twitta la casalinga fa la spesa, esatto, la nostra casalinga di Voghera adesso è lì che adocchia. Si dice tra l'altro che Elon Musk e la casalinga di Voghera abbiano avuto un flirt ultimamente, non so se poi è una notizia vera oppure no. Allora, ciao Luke, saluta mia mamma, casalinga di Sanremo, che investe in Bitcoin e a cui scrocco il Prime per abbonarmi al tuo canale. Grandissima la casalinga di Sanremo, sarà la nostra numero due dopo quella di Voghera, e mi raccomando, anche tu all in su Dogecoin, leva 100 per, come da brava casalinga. Poi, dunque, ciao Liu, buonasera, ho visto il tuo video su BitsGap, adesso tra l'altro ne farò di altri su altri bot, perché ho visto un buon feedback e quindi ve li vorrei far conoscere un po' tutti i bot. Può essere considerato un bot simile al grid bot di Binance? Sì, però quello di Binance è manuale, quello lì è automatico, quindi il grid trading di Binance lo devi fare tu, quello con BitsGap te lo fa lui, e quella è la grossa differenza. Poi, ciao Luca, c'è un motivo particolare per cui tu hai tracciato il triangolo in questo modo su BTC? So che non sono strutture fisse, volevo sapere su cosa ti sei basato. Sai che non mi ricordo nemmeno io. No, allora, scherzi a parte, io qua avevo collegato le shadow, ma ripeto, i triangoli, cioè, lasciano sempre il tempo che trovano, perché lo puoi fare così, lo puoi fare così, insomma, non bisogna darci troppo peso ai triangoli. Ciò che ha davvero peso sono le strutture statiche, le linee orizzontali, quelle sì che contano, i triangoli meno, ok? Fanno un po', come dire, ti possono dare un bias, ma difficilmente un'operatività concreta, questo almeno lo penso io. Poi, allora, vedo che qualcuno chiede Telegram col punto esclamativo. Io purtroppo sono un nabissimo di Twitch, quindi aspettate che vi condivido il mio Telegram, ma no, no, scherzo, perché non ce l'ho salvato. Comunque, se scorrete sotto trovate nell'info box tutti i link ai miei social, tra cui anche Telegram, quindi cliccate lì e entrate sul canale. Nel frattempo io ringrazio, a proposito di Prime, chi si abbona al mio canale su Twitch. Vi ricordo che con Amazon Prime lo potete fare gratuitamente, ma dovete ricordarvi ogni mese di rifarlo. Per me è una piccola donazione, per voi a costo zero. Io davvero vi ringrazio di cuore per il sostegno che mi dimostrate sempre. Noi siamo sempre in bull market come community. Aspettiamo Tricommas. Ovviamente Tricommas arriva, è anche un po' quello più complicato, e quindi ci sarà bisogno di un video più, forse più lungo, non lo so. 49 minuti, ragazzi, è il momento dei graficozzi, assolutamente. Allora, partiamo con Bitcoin. Ultimamente il tempo vola e io non riesco a capire come sia possibile. Allora, Bitcoin, cancelliamo questo triangolo, facciamoci un favore, perché non serve assolutamente a nulla. Bitcoin al momento è compresso in questo range che vede 34.660 come bottom e 40.000 come top, ok? Questo è il range attuale. La direzione che andremo a prendere una volta rotto il range andrà a incidere su quella che sarà la mossa successiva, che può essere uno storno rialzista. Attenzione, non siamo ancora bullish, vi ricordo, perché se rompiamo a rialzo il range, vi ricordo anche che vale un'altra legge, che più il range dura nel tempo
e più la mossa che seguirà alla rottura del range sarà rilevante. Quindi se facciamo un range di 3 mesi, a caso dico, e poi rompiamo a rialzo, beh caspita, quello potrebbe addirittura dare uno spunto bullish. Ma per il momento ovviamente non è ancora un range di quella portata, quindi contestualizziamolo nel presente, è importantissimo tenere i piedi per terra in queste situazioni. Se andiamo a rompere a rialzo, ok, abbiamo un inizio di storno rialzista, cosa assolutamente organica dopo un dump. Ci sta tutta, perché il dump scarica e poi c'è il periodo di riassestamento prima del movimento seguente. Il periodo di riassestamento può essere una lateralità a cui poi segue un dump, che è lo scenario 2. Scenario 1 invece è lateralità, storno rialzista, e magari lo storno poi diventa, si propaga e diventa qualcosa di più. Però per il momento inquadriamolo come storno, perché il primo step, a meno che in una candela sola non mi vada a fare una cosa del genere, il primo step è uno storno. E finché rimane uno storno non è ancora bullish, è presto per definirlo bullish. Nello specifico rimane uno storno finché mi va a retestare quest'area e quest'altra area. Io ho messo la ricerca dello short di copertura proprio qua in mezzo a 44.000, proprio perché tutta quest'area è un potenziale entry short, va bene? È vero che qualcuno mi ha detto che la sua operatività, sempre per darvi spunti differenti, la sua operatività è entrare long nel caso in cui andiamo a superare l'area dove io ho messo lo short di copertura. Quindi, per esempio, tac, tac, ci sta il long. È auspicabile anche un'operatività del genere, però considerate che io parto da una situazione full long e quindi io non è che andrei, cioè sarebbe una follia per me, considerando il rischio che c'è ancora di ulteriore dump, andare a fare un compounding long, cioè aggiungere un long al long. Mi andrei a esporre in leva, in sostanza, cosa che non ho intenzione di fare, non voglio fare. Io ho il mio spot, me lo tengo stretto, non me lo tocca nessuno, credetemi. Se andiamo a riprendere se andiamo ad arrivare da queste parti, io vado a coprirmi, perché voglio coprire il mio spot long nel caso in cui dovesse essere uno storno verde prima di un altro dump, possibilità assolutamente reale, esistente, ok? Quindi questa è la prima possibilità. La possibilità che invece prevede la propagazione dello storno ad una ripresa bullish, ve l'ho detta qual è: il recuperare l'origine del dump. L'origine del dump è quel punto di prezzo da cui si è scatenato l'ultimo sell-off, ovvero 50.000. Tac, se noi ci andiamo a riprendere i 50.000, significa che tutti i seller da qua in giù sono intrappolati in perdita, e quindi o vendono in perdita o holdano sperando di ritornare giù, oppure rischiano di venire liquidati. E vista la quantità di short, di svendite che sono state aperte qui, il rischio c'è tutto. Io già mi aspetto che se andiamo a prendere questi livelli qua, 42.000 dintorni, che al momento sono gli spike più alti, ma magari anche addirittura i 41.000, io mi aspetto uno short squeeze. Però lo short squeeze non rifà ripartire il bull market. Lo short squeeze può essere una scusa per chi vuole ancora shortare per andare a prendere della liquidità in più. Quindi attenzione anche lì. Ho visto in giro dire lo short squeeze si riparte, moon, moon, moon. No, perché lo short squeeze non è niente di bullish di per sé. Anzi, è una cosa che lascia il tempo che trova, rischia di risolversi nel momento stesso in cui si scatena, se il quadro rimane bearish. Quindi, per il sentiment, io ve l'ho detto, attendo, visto che adesso il sentiment è fortemente bearish sul breve, c'è stato un dump del 50% e quindi ci vuole un segnale molto forte al fine di recuperare il sentiment bullish. Per me un primo segnale necessario affinché ciò accada è il reclaim dei 50.000, l'origine del dump. Da lì il mio bias flippa di nuovo da bearish a bullish. Qualcuno mi diceva, ma eri bullish fino a poco fa, adesso sei diventato bearish. È vero, ma ragazzi, i mercati cambiano. Cioè non ha senso ficcarsi in testa, io voglio essere bullish a vita. Fin tanto che rimaniamo all'interno di quest'area, con possibilità anche di pescare da qua sotto, quando eravamo qui, io ero mega bullish, cioè ero il più bullish del mondo, ma perché di fatto c'era la possibilità di una grossa accumulazione.
Il mercato cambia anche nel giro di pochi giorni. Pam pam pam, candele rosse a fila, 5 o 6 una dopo l'altra, e ha cambiato i connotati del mercato. E poi non sarebbe più furbo rimanere bullish, perché non lo siamo più. I mercati cambiano, un trader si deve adattare. Il trader, ricordatevi, non prevede il futuro. Quindi anche dire ma bisogna, non ci azzecchi la previsione, non c'è nessuna previsione. Se ci fate caso, io vi faccio sempre tanti diversi scenari con il comportamento annesso che io ho intenzione di tenere, e quindi il meme sale, scende o lateralizza non è mai stato così vero, perché in effetti anche adesso può salire, scendere o lateralizzare, ma l'importante, la differenza è dire: per me, se andiamo a recuperare un certo prezzo, per me c'è lo storno che può diventare bullish in quest'altra condizione e mi comporto così. Se andiamo a perdere un altro prezzo, invece io mi comporto così perché è bearish, e così via. Quindi da trader si ragiona così, non bisogna dire prevedo che salirà, quindi apro una posizione long. Questa porta solo a danni, ok? Mi raccomando, fare trading è studiare scenari, soppesarli, dargli possibilità, stimare possibilità e avere un piano per ognuno di essi, basta, tutto lì. Quindi lo scenario bearish, per terminare, ovviamente è la perdita dei 34-35 mila. Andiamo a chiudere qua sotto, il range diventa un vecchio ricordo e il prossimo target probabile diventa 23-24 mila, questo secondo range. E purtroppo la situazione inizia a farsi ancora più brutta, perché più si scende più diventa difficile poi andare a recuperare, più il sentiment peggiora. Il sentiment è una macchina lenta che, per poi fargli riprendere la rotta, ci vuole tanto tanto tempo. Cioè più diventa bullish e più è difficile farlo diventare bearish, ma poi quando diventa bearish è ancora più difficile farlo diventare bullish. È una macchina molto pesante, dotata di una notevole inerzia. Procediamo con Ethereum. Allora, Ethereum è bullish, è bullish, mannaggia a me che l'ho venduto, che ho chiuso la posizione anche se in profitto, perché sta facendo questo bel triangolo rialzista su cui io volevo puntare nella mia posizione intraday. Guardate, io stavo andando a cercare, questa è la posizione intraday che adesso ve le condivido giornalmente, quelle che apro, perché voglio ricominciare a giocare un po' così sull'intraday, a imparare insieme a voi condividendo tramite gli errori, perché sbaglierò tanto. E allora la posizione era basata su questo triangolo rialzista, ok, e sull'andare a cercare lo sweep di questi low. Volevo andare a prendere lo sweep, visto che comunque la situazione sulle 4 ore è bullish, cioè anche sul giornaliero è bullish, e poi quindi andarmi a comportare di conseguenza con lo stop loss qua sopra in zona top, scusate, il take profit, e lo stop loss qua sotto nel caso in cui fossimo rimasti in un prezzo sottostante più a lungo. Anche sul daily, come vi facevo vedere qui, d'altronde la struttura l'ho presa da lì, come vedete abbiamo una situazione abbastanza bullish, sembra che vogliamo riconquistare il 0,072, e sembra che anche i massimi siano pronti ad essere aggrediti. Quindi bella per Ethereum, sempre carico. La dominance di Bitcoin, come vedete, non è ancora particolarmente minacciata. Allora, rispetto al downtrend di prima, questo scossone ha un attimino appiattito le cose, quindi adesso è piatta. Io non sto ancora prendendo posizioni in altcoin per questo. Voglio capire se andiamo a fare nuovi minimi, quindi Bitcoin continua a perdere terreno, o se ripartiamo invece verso la riconquista di Bitcoin, che si separa ancora un po' dalle alt. Ethereum ho come l'impressione che si stia iniziando a svincolare dal resto delle alt. Vediamo, secondo me è un periodo storico molto 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 interessante. Amici, con questo io vi saluto, vi ringrazio di nuovo di avermi seguito, grazie a tutti voi per il sostegno, per le domande, per la vostra carica anche durante le fasi ribassiste. Ricordate che bisogna sopravvivere durante le fasi ribassiste al fine di godersi poi i bull market che ci saranno, quindi non mollate, non scappate, perché voi, sì, proprio voi sarete quelli che si godranno il bull market. Vi faccio un caro saluto, buon weekend, e ci si vede sempre sul pezzo lunedì prossimo. Ciao a tutti!